E subito. Lo cerchi. Lo convochi qui, immediatamente. Mentre io continuo il mio giro di ispezione. Sarà fatto ai suoi ordini. Lo credo bene. Per visualizzare i brillanti risultati ottenuti dal nostro staff vendite, vi traccerò ora un grafico di confronto con gli incassi delle altre filiali nell'ultimo semestre. Vi prego di prestare la massima attenzione, signori. Ecco il mio tram. Quando parte? Non lo so, appena riesco a prendere un po' di ferie. Pensavo alla Sardegna quest'anno. No, dicevo quando parte questo tram. Quale tram, scusi? No, non stiamo su un tram. Siamo all'ufficio marketing dei grandi magazzini, signorina. Oh no, sono sempre qui. Mi scusi, dov'è la porta? Di là. Posso accompagnarla? No, non ti dire, ma devo farcela da sola. Non sono mica cieca. Pronto, Elena? Sono io? Tutto fatto. Suo padre verrà lì alle 3. Sì, ma è già venuto qua. Ma Evaristo dov'è? Dove si è cacciato? Suo padre lo sta cercando. Starà arrivando. Magari è andato direttamente al suo posto di lavoro. Va bene, ci vediamo. Ciao. Dottor Anzellotti. Umberto, una bella notizia, mio padre viene qua. Ma è già arrivato, ti sta cercando. Ah sì? E dove sta? È in giro per i grandi magazzini. Allora è meglio che vada a riprendere, perché sai, all'età sua non vorrei che si perdesse, è un po' ricco. Ci sente poco e ci vede meno. Ma non si direbbe, mi sembra una persona così efficiente. Efficiente? Efficiente vorrei dire, comunque ti preoccupavo, vado a prendere e lo porto su subito, ok? T'attendo. Che i suoi dipendenti vadano e vengano facendo i propri comodi. Ho ispezionato anche la toilette degli impiegati e non c'era l'addetto alle pulizie. Lei favorisce l'assenteismo. Ma ne sono una. Ma quanto ci vuole a comprare una pancerina, dai? Si fa presto a dire che ci vuole a comprare una pancerina. Io la volevo interno cotone, esterno lana più fresca. Invece ce l'hanno interno lana, esterno cotone. Oppure lana lana, cotone cotone. Cotone cotone, lana lana. Famo presto che il dottor Anzellotti mi sta aspettando. Anzellotti apre la persona? Sì, dai, che te vuole parlare? Ma aiutami da una mano, dai. Fammi cercare la pancerina, magari io. Vabbè, allora io intanto vado su e dico che stai arrivando, sì. Sesto piatto, sì. Capo del personale, dottor Anzellotti. Sì. Va bene? Anzellotti, hai detto? Sì. Lana lana, cotone cotone, sono pieni. E voglio controllare tutti i ritardi e le note di demerito di impiegati e dipendenti. A cominciare proprio da mio figlio. Non si preoccupi, provvedo immediatamente. Vado a prendere subito la sua cartella nello scedario. Umberto. Ah, c'è. Scusi. Scusi? Che ha visto il dottor Anzellotti? Ammetti che c'è. A ridaglie. Che hai visto per caso il dottor Anzellotti, il capo del personale? Eh? Aronni, sto a parlare con te, che fa? Non rispondi. Non rispondi, niente di questo. Sei venuto per un lavoro? Sei venuto a cercare posto? Diavolo. E c'è mica niente da vergognarsi, sa? Mica si vergogna. Oggi mica è facile a trovare un lavoro. Non è facile per uno giovane, figuriamoci per uno dell'età tua, insomma, no? Ma non ti preoccupare, perché oggi il destino ha posato il suo occhio benevolo su di te. Allegro, in quanto che hai conosciuto me, e si del caso che io sono intimo del capo del personale. Hai capito? Ce l'ho in pugno io, Anzellotti. Basta una parolina mia, non ci sono problemi. Siamo molto in intimità, quindi. Sì, caro? Via, è gratis. Io uno mobile, anzi. Me ne più tre, così due mesi fumo dopo. Sapete a me che mi è successo oggi?
Io stamattina alle 8 pure i vicesi. A luna invece stavo a pranzo in un ristorante extra ficus con la moglie, no? E stasera prima delle 8 sarò commesso. E poi fra qualche giorno non è detto che salgo, minimo capo reparto. Certo. Se ti dicessi il perché mi è successo questo, ma non posso parlare. Perché io piaccio alla moglie. Sì. E lui è un tipo strano, per me. Loro sono una coppia aperta, capito? E a lui gli piace, sai, gli piace tutto, capito? Prima state dentro. Allora, per adesso sfruttare la situazione, poi al momento del pericolo. Perché oggi? Bene, vedo che avete già parlato. Sì! E ho appena saputo che lei qui fa dei favoritismi, che ha spinto il giovanotto in maniera indecorosa. Ma certo, ma soltanto perché è un bravo ragazzo. Attivo, meritevole, simpatico, che sa farsi voler bene, sa farsi volere. Ma non dà tante spese. Io provo un grande affetto per lui. Un'amicizia particolare. Ma no, nel senso buono della parola. Il giovanotto è normalissimo. Io pensi che fa il filino a mia moglie. E lei è contento? Contento. Onorato. E sua moglie ci sta? Se te raccontassi. È meglio che non parlo, se gli raccontassi. Ma questo è un casino. Permesso? Si può? Chiedo scusa, ma questo è un magazzino senza grande assortimento. Non si trovano neanche le pancerine cotone lana, lana cotone. Ma lei chi è, scusi? È della ditta? Ma chi è lei? Ma sì, lei chi è? Sì, lei chi è? Cosa vuole? Ma io, Umberto, posso spiegare? Sono andato a cercarlo proprio adesso perché... Cosa vuole? Se ne vada! Calma, ma che maniere, ma c'è burinaggine, come ti so, so suo padre, ciao Evaristo, no. Che non si vede. Veramente io ho preso più da mamma, ma insomma. Ma cosa dice lei? Ma, signor Gruber, scusi, ma questo non è suo figlio? Signor Gruber, ma che cosa dice? Io padre di uno con quella faccia da idiota? Oh, questo sta offende. Io gonfio. Ma è l'ingegner Gruber. Si fa presto a dire ingegner Gruber. Chi se ne frega, io gonfio uguale. Oh! Ti ha tratto a lei, Anzellotti, Ma non finisce qui. Sono mortificato. Io farò un'inchiesta su questa vergognosa faccenda. Ingegner Gruber, mi scusi. E questo sarebbe Anzellotti? Quello che ti ho chiamato per telefono, che ti ho detto che era conveniente, perché poteva, infatti anche Umberto te voleva conoscere, no? Ciao Umberto. Ma che è Umberto? 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 Ma cosa dice? Come Elena. Mi dica lei! Io ti sbatto a pulire i cessi, hai capito? Ah, vabbè, io li pulivo già. Bene, allora sei licenziato! Fuori tutti e due! Fuori! Oh, a questo gli dicevo una tanica di camomilla. Meglio se andiamo con la... Ho detto fuori! Questo sarebbe quello che ti voleva saltare la carriera. Ma gli ha capito. Fuori! Gli ha schiacciato il naso con no! Licenziato. Meno male che il destino ha portato l'occhio benevolo su di me. Figurato. Elena. Scusa, volevo dire Elena, so che ci tieni tanto. Bugiardo impostore. Ah, dunque, c'è una consegna urgente. Eccola qua. Ingegner Zambuti, Molo Est, attracco 24B. Non c'è problema, mando uno dei miei ragazzi. No, l'ingegnere ha chiesto che la consegna la faccia lei personalmente. Io? Sì, lo so, non è il suo compito, ma l'ingegnere è uno dei nostri azionisti più forti. Lo dice che è un po' più aspettato. Ma chi è sto Lucio? Paghi o no? A me mi hanno licenziato. Ma perché? Quanto sarebbe? So 30. Ma basta che la facciamo finita, guarda. Vediamo se c'è 1000, 2000, 5 su 7. Ma che può scherzare? Non so. E allora mo se la divertimo,
te, signor Valsecchi. Signor Valsecchi, ho portato costumi da bagno, accappatoi, bermuda. Sì, sono per me, appoggiali lì. Filare, filare. Ma che le è successo? Vedi, tesoro, ho scoperto che mi piace il pesce. Togliete gli ormeggi e salpate le ancore. Si parte per un viaggio da sogno verso paesi inesplorati. Rotta Cesenatico. Va tutto bene. Allora ci vediamo tra un mese per levare il gesso. Si fa presto a dire ci vediamo tra un mese per levare il gesso. Già, dai. Sì. Ti fa male? Cazzo. Non ti sta a preoccupare, fietto. Beh, lo sei perso il posto. Tanto c'è in avvenire in azienda di tuo padre. Ma papà, andiamo con questa azienda. Lo sai che non... E poi mo come faccio col braccio rotto, il dito rotto, ma parare la reclama del pronto soccorso? Col braccio sinistro aiuti papà tuo a girare bene la gola. E poi quando rilega i libri gli sforzi le pagine. Sì, così. Andiamo, papà. Testa a dire. Mazzetti. Evaristo, scusa. Scusami. Ma ho saputo tutto, anche di Puccio. Sì, guarda qua, ma devastato sto Puccio, sono spezzatino. Ma se posso sapere chi è sto Puccio? Niente, te lo spiego dopo. Stamattina ho vinto alle capannelle, ho saldato il debito, è tutto sistemato. Ma chi? Ma non potevi saldare prima, De Rossi? Guarda che io non mi chiamo De Rossi. Ma chi è? Io sono il figlio di Grube. Allora è tuo padre che ci ha avuto il coraggio di dire che mio figlio c'ha la faccia di idiota. Si fa presto a dire c'ha la faccia di idiota. Per prima cosa ti faccio riassumere. Sì. E poi ti faccio fare carriera ai grandi magazzini. Ai grandi magazzini? Sì. Io? Sì. Ai grandi magazzini? Sì. Ti è? Infermiere! Allora, aggiungi una carotta americana con rete dietro e stambi rigonfiati. Quando stavo? 499.850. 350 lire non me le date? Non gliele diamo. A rifacce. Allora, togliamo il mollone per gli ascellari, rimettiamo le scarpe da ferro per le cosce, quattro paia di mutande con l'evidenziatore, quando stiamo? 512.000. E lei le 12.000 non ce le mette? E non è! Si avverte la gentile clientela che i grandi magazzini stanno per chiudere. Guardi che lei si dovrebbe proprio decidere, stiamo chiudendo. Ma quando sei insofferente, figlia? Ma che colpa mia se in tutto il grande magazzino non sono trovato roba per 500.000 lire? Ci volevo rifiatare, rifaccia domani? Per 500.000 lire ci sarei io. Che senso? Ma chi vuoi fare roba? Perché non ti piace? O non l'hai mai fatto? Non l'ho mai fatto. Una volta l'ho fatto. È che il 18 c'è il torneo di Ceprano, tu sta in forma. Però la posso presentare venduta a vetrarla. Hai detto 500? Ti sembro cara. 500 compreso IVA? Sì, tutto compreso. Mettete l'anima in pace, affare fatto. Cancella tutto e scrivi Carla Mano. Però tutta la notte, oh. Tutta la notte sono 700.000. Fino a mezzanotte? 4.50. E i 50.000? Ci sarebbero gli optional. Sarebbero. Vedrai, ok? Soddisfatto o rimborsato? Come dice lo slogan. Certo che con 500.000 lire ci potevi scrivere la palestra di Luferigno. Vabbè, va, famo uno strappo. Aggiudicata. Controllo, vediamo un attimo. Scontrino, cortesia. Scusi, lo scontrino. Signora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, biscotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, biscotto. 9.730. Tengo un attimo. Facciamo il controllo.